portare cambiamento e valori nelle imprese modenesi. Questa è la missione del club, tra le prime esperienze in Italia, che ha concluso il suo secondo anno di attività. Gli obiettivi mirano a realizzare progetti di cambiamento sociale e ambientale, spaziando dalla qualità del lavoro all'innovazione ambientale di prodotto, dalla green economy ai progetti con la comunità e alla rendicontazione sociale. La peculiarità del club è quella di far collaborare imprese di vari settori industriali, dal meccanico al ceramico, dall'agroalimentare ai servizi, e di varie dimensioni, grandi, piccole e medie, dalla multinazionale al piccolo negozio. Tutto questo al fine di far realizzare a tutte le imprese partecipanti almeno un progetto di RSI. La responsabilità sociale di impresa significa maggiore attenzione verso i lavoratori che lavorano nell'impresa, maggiore attenzione verso i clienti, verso i fornitori, un'etica che si mescola agli affari, una caratura sociale, una sensibilità che le imprese dimostrano e che servono anche per avere maggiori performance nelle proprie attività. Nel 2010, nonostante il periodo di crisi, le imprese sono state 49, il 45% in più rispetto al primo anno, con 350 presenze per 5 gruppi di lavoro tematici. Dal punto di vista della responsabilità sociale di un'impresa, noi ci caratterizziamo per un progetto che abbiamo intitolato Tutto Casa e Lavoro. Si tratta di offrire ai nostri dipendenti alloggi ad affitti calmierati. In questi 30 anni abbiamo costruito circa una sessantina di alloggi e che abbiamo diviso su 5 comuni: Attigua e Rubiera, parliamo di Rubiera, Marsaglia, Casalgrande, Modena e San Donnino. In questo modo siamo riusciti a ottenere 3 obiettivi fondamentali. Prima di tutto abbiamo ottenuto per l'impresa una maggior fidelizzazione da parte dei dipendenti. Secondo obiettivo, abbiamo dato a queste persone, una volta persone che venivano dal sud, oggi extracomunitari, un alloggio, e questi li ha resi immediatamente più sereni. Terzo risultato che abbiamo ottenuto è tutto a vantaggio della società, perché questi dipendenti si inseriscono all'interno del tessuto sociale in maniera molto molto serena e ottimale, e questo ci è riconosciuto anche dai sindaci dei vari luoghi, che si complimentano per come gli extracomunitari di Acciaierie di Rubiera sono inseriti perfettamente nel tessuto socio-economico dei vari luoghi. Il progetto che presentiamo riguarda la realizzazione di tirocini sociali, che sono tirocini rivolte a persone che hanno perso il lavoro a seguito della crisi economica, che sono stati infatti progettati con il comune di Carpi, comune di Novi, Campogalliano e Sogliera, dei percorsi di tirocinio formativo da realizzarsi internamente alle cooperative sociali. Viene erogato a queste persone un contributo. Quindi un'importante innovazione come tipo di progetto, perché non è un'erogazione di un contributo a pioggia, ma viene invece subordinato ad un'esperienza lavorativa e formativa. Tra i vari progetti del 2010 si segnalano il portale servizi responsabili per dipendenti, cultura della sicurezza sul lavoro nelle scuole e nei cantieri edili, la biblioteca per dipendenti, impianti fotovoltaici, la mensa aziendale bio, il recupero di oli esausti per la produzione di biodiesel, l'inclusione lavorativa di persone svantaggiate e il recupero creativo di scarti con cooperative sociali. Stiamo portando avanti un progetto molto importante sulla maternità, supportare le future mamme che lavorano nella nostra azienda per vivere questa esperienza nel modo migliore e più arricchente possibile, sia per la famiglia che per l'azienda. Applicare delle politiche di responsabilità sociale d'impresa, far partire dei progetti che vanno in questa direzione, sicuramente aiutano la comunità in cui si è, migliorano i rapporti dell'azienda con la comunità e creano anche all'interno dell'azienda un senso di compartecipazione con la propria azienda e anche di orgoglio di lavorare nella propria azienda. Credo che si possano fare tante cose di responsabilità sociale d'impresa anche solo con la voglia di farle e non necessariamente investendo dei soldi. Il progetto più significativo è l'estensione della raccolta domiciliare porta a porta alla città di Carpi, alla città di Mirandola, che sta dando alla nostra azienda un primato di carattere provinciale, nel senso che la raccolta differenziata nei comuni modenesi di Aimag è superiore alla media provinciale, siamo intorno al 52%.
Inoltre vorrei ricordare le iniziative che stiamo portando avanti con i comuni per promuovere la cosiddetta acqua pubblica. Inizieremo a costruire a partire da Capio e Mirandola le cosiddette case dell'acqua. Abbiamo sviluppato un'impiantistica di trattamento e recupero dei rifiuti che credo abbia dei primati di prim'ordine. Noi abbiamo la linea del compostaggio che dal rifiuto organico raccolto direttamente dai cittadini produce compost di qualità certificato per l'agricoltura biologica. Stiamo sviluppando un altro progetto per produrre biogas sempre nel processo di compostaggio che ci permetterà di ottenere dal biogas energia elettrica per far funzionare i nostri impianti. Ecco, sono alcuni esempi di quella che oggi si chiama green economy. Con utili vanno anche a beneficio dei comuni che oggi sono fortemente in difficoltà con i tagli del governo, ma anche perché investire in responsabilità sociale significa produrre occupazione, significa un'azienda come l'AIMAC interagire fortemente con il territorio, quindi lavorare con altre imprese, diffondere conoscenza, diffondere tecnologie, fare della buona occupazione e in ultima analisi la green economy, la responsabilità sociale non è un di più, è qualcosa che produce anche dei risultati positivi d'impresa. A riprova del buon lavoro svolto, il club ha ottenuto un riconoscimento su scala nazionale come buona pratica di promozione della RSI da parte di enti pubblici al Premio Nazionale Social Award 2010. L'appuntamento per tutti è al prossimo anno.